Scontro sulla sicurezza, Giordani contro Bitonci, due candidati sindaco iniziano a punzeccarsi a distanza, la campagna entra nel vivo. Mano tesa del PD a coalizione civica, niente primarie, ma parliamoci e troviamo un accordo sul programma, sul partito però la spada di Damocle della scissione. Il comune di Padova vince il ricorso al TAR contro lo Stato e chiede la restituzione dell'IMU versato, potrebbero arrivare 52 milioni di euro. Dopo il caso dei due malviventi liberati e riarrestati, il giorno dopo si scatena la rabbia dei padovani che parlano di incertezza della pena. Mazzette in obitorio, chieste ai parenti dei defunti, 24 persone finiscono nei guai, indaga la procura di Padova. Lieto fine, ora anche il pitbull Rudy ha trovato una famiglia, era caduto in depressione dopo che la sua compagna era stata adottata. Un cordiale buonasera da parte mia e di tutta la redazione, questa è TG Padova, siamo in diretta pronti a darvi tutte le notizie aggiornate di questa giornata. Iniziamo con la politica, con la campagna elettorale che entra nel vivo con i due candidati principali fino a questo momento e sono usciti naturalmente allo scoperto. Stiamo parlando di Sergio Giordani e Massimo Bitonci che iniziano a punzecchiarsi a distanza. Vediamo. La campagna entra nel vivo e dai candidati partono colpi bassi e bordate. Giordani punta Bitonci e boccia la sua ordinanza che obbliga i negozi del centro ad avere una percentuale di prodotti veneti. A me sembra in un periodo in cui c'è il mondo che si sta globalizzando fare ordinanze del genere, assurdo. Giordani nelle scorse ore ha tastato il polso dei commercianti del centro che lamentano l'assenza completa di vigili urbani. Non capisco perché è cambiata la situazione. Non voglio neanche pensare che sia strategico, però perché nascono interviste tipo non ci sono più io e per cui è cambiata la situazione. Il comandante dei vigili è quello, l'organico è quello, anzi è stato incrementato. Non capisco perché i vigili non debbano passare sotto il salone. Questa dichiarazione ha mandato su tutte le furie l'ex primo cittadino. Colpito nel vivo, Bitonci risponde così. Certe ciarlonerie magari vanno raccontate ad altri. Magari si può essere bravi nel finanziare una squadra di calcio, ma per gestire una città bisogna avere competenze. Queste battute da strada è meglio farle ad altri. È riconosciuto che Massimo Bitonci nella sua vita amministrativa è stato un sindaco chiamato anche sindaco sceriffo, per carità, ecco, ma un sindaco che ha sempre lavorato e difeso i propri cittadini. Lasciamo queste cose, insomma, pure alla sinistra, al PD e a chi doveva essere candidato civico e adesso si vede il candidato dei comunisti. Giordani ribatte a stretto giro di posta, la sicurezza va costruita vivendo la città e non tornando a Cittadella ogni sera. C'è una situazione totale di disagio nei confronti dell'amministrazione precedente, in cui puntava sulla sicurezza, ma era una sicurezza fatta di slogan, non una sicurezza reale. Nel frattempo si sta scatenando su Facebook, sui social, il totonome per quanto riguarda i 5 Stelle. Si parla con sempre maggiore insistenza in queste ore di Fernando Zilio, possibile candidato grillino. È un rumor su tutto da verificare, però il nome nuovo sui social in questo momento è quello del presidente della Camera di Commercio di Padova. Continuiamo a parlare di politica con il Partito Democratico che tende la mano a coalizione civica, sul PD però c'è la spada di Damocle della possibile scissione. Ci metteremo al tavolo con Lorenzoni, con Coalizione Civica, per trovare un accordo, perché la cosa più importante è l'unità del centro-sinistra. Lo dichiara il segretario cittadino del PD di Padova, Antonio Bressa, lo ha dichiarato giusto ieri il vincitore delle primarie di Coalizione Civica, Arturo Lorenzoni. Se andiamo uniti, sicuramente riusciamo a raccogliere un consenso molto ampio. Ma che sia vero, che si riesca a lavorare uniti per combattere l'avversario Massimo Bitonci, che sta portando avanti una campagna elettorale alla guida di una Panzer Division. In questo centro-sinistra padovano, da una parte Coalizione Civica. Concordare un percorso comune, mi auguro, di primarie. Dall'altra il PD, che di primarie oggi non vuole sentire parlare. La nostra posizione è quella di dare corsia preferenziale all'idea di un accordo politico che dia piena dignità, protagonismo anche a Coalizione Civica,
per marciare assieme. E in merito a divisioni del centro-sinistra, la mente corre alla scissione nazionale interna al Partito Democratico. Quanto influisce sul PD padovano? Ma su questo bisogna essere onesti, cioè da quando abbiamo avuto l'ascesa alla segreteria di Matteo Renzi nel Partito Democratico di Padova sono arrivate tante persone nuove. Al tempo stesso alcuni hanno un po' preso le distanze. Facciamo qualche nome? Di chi potrebbe decidere di lasciare? Ci sono figure come possono essere quella di Flavio Zanonato, Piero Ruzzante, che si sono sentite più distanti dalla linea politica di Matteo Renzi e potrebbero prendere questa scelta. E in Forza Italia intanto prevale, almeno sembra prevalere, la linea rosa. Una sottile linea rosa che attraversa la galassia azzurra di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi in Veneto è sempre più donna. Tre le protagoniste politiche di un cambiamento che sta coinvolgendo un partito che guarda il futuro con sempre maggiore incertezza. Quanto vale in termini percentuali? È questa la domanda che evidentemente si è fatto un preoccupato Berlusconi, consapevole che Forza Italia in Veneto non passi proprio un bel periodo. Da vecchio volpone della politica, quindi, l'ex presidente del Consiglio sembra aver puntato tutto su Elisabetta Gardini, Elena Donazzana ed Eleonora Mosco. La prima, già portavoce del partito, su base regionale può contare su un bacino di voti personali importanti, mentre l'assessore regionale e l'ex vice sindaco hanno, secondo il Premier, la stoffa e la freschezza giusta per sfondare, soprattutto dal punto di vista televisivo e social. Mosco e Donazzan andranno gradualmente a sostituire nei salotti TV nazionali i vecchi colonnelli di Forza Italia. L'ex vice sindaco poi dovrebbe svolgere anche un ruolo importante dal punto di vista della mediazione con la Lega. Bitonciana convinta è tenuta in considerazione nel carroccio per la fedeltà dimostrata. Potrebbe tornare utile anche in chiave nazionale. Un'alleanza, quella della Lega e Forza Italia, che secondo lei è da riproporre anche in chiave nazionale? Assolutamente sì, uniti si vince, da sempre questo è il nostro slogan e così è giusto che sia non solo nei territori, ma ripercorrere questo asse così forte che si basa sui contenuti e su persone oneste, per bene e capaci anche a livello nazionale. Adesso parliamo della vittoria del comune di Padova al TAR per quanto riguarda l'IMU versato e non dovuto. Adesso lo Stato probabilmente ricorrerà al Consiglio di Stato. Comuni Veneti 2 Stato 0. La doppia sentenza emessa dal TAR rischia di far saltare il Fondo di Solidarietà Nazionale, cioè i soldi che lo Stato ha obbligato a versare per aiutare i comuni con il bilancio in dissesto. In soldoni 6 miliardi di euro, una mezza manovra finanziaria. Da una parte c'è il ricorso presentato dall'amministrazione comunale di Padova, che ha contestato la penalizzazione dei comuni virtuosi, cioè quelli che pur avendo aggiornato tempestivamente gli estimi catastali, hanno di fatto perso diversi milioni di euro a favore delle amministrazioni inefficienti, quelle che per intenderci di aggiornare gli estimi non ci hanno pensato proprio. Dall'altra parte c'è il ricorso proposto da 44 comuni trevigiani, capofila Conegliano, tutte amministrazioni con pochi dipendenti e quindi virtuose, che si sono viste tagliare le risorse rispetto a comuni con decine di migliaia di dipendenti, come Roma che ha personale come tutti i comuni veneti messi assieme. La doppia vittoria è stata centrata dal professor Antonini, costituzionalista e docente al BOO. Quello che ho detto in udienza ai giudici del TAR, se questa norma è legittima, vuol dire che l'ordinamento italiano sta dicendo ai sindaci di tutta Italia: non fate gli aggiornamenti catastali e mantenete quelle iniquità fiscali sul vostro territorio, per cui magari un ricco che ha la casa in centro paga meno di un operaio che sta in periferia. La partita decisiva si giocherà ora di fronte al Consiglio di Stato. Se la sentenza del TAR venisse confermata, a Padova tornerebbero 52 milioni di euro spendibili per interventi straordinari. Questa sentenza dice la misura è colma e cose di questo tipo sono assolutamente irrazionali e non possono esistere nel nostro ordinamento. La Lega Nord, che ha proposto e seguito il ricorso di Padova, parla di sentenza che premia una visione federalista dello Stato. Ricordiamoci che i comuni stanno facendo i bilanci per dodicesimi, quindi mese per mese, proprio perché non c'è una certezza di cosa lo Stato vuole. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Ha fatto molto discutere il caso dei due malviventi arrestati, condannati, poi liberati e riarrestati la sera dopo. Siamo andati a chiedere ai padovani cosa ne pensano di questa vicenda. La certezza della pena non c'è, ovviamente, no? È un senso comune questo, no?
Mi piacerebbe che cambiassero le leggi, ma ovviamente bisogna cambiare tutto in Italia. Non è possibile che la certezza della pena diventi uno dei pilastri che in qualunque Stato moderno, no, dovrebbe essere. Quindi è inutile prendersela con i magistrati, è inutile prendersela con i criminali che tanto criminali rimangono, bisognerebbe prendersela con i politici che stanno in Parlamento. Che basterebbe far andare la giustizia come dovrebbe andare. Le leggi ci sono, però bisogna applicarle correttamente. Certo, io fino in fondo. Se rubi per fame rischi la galera, se uccidi qualcuno da 30 anni per buona condotta dopo 7-8 sei a casa, cioè non c'è misura. Siamo in Italia, è una cosa normale. Poi sei 06, ti ritirano la patente e ti rovinano la vita. Però chi ruba, chi fa del male, giorno dopo è fuori. Perché la gente viene arrestata, viene messa in libertà, torna a rubare, torna ad essere arrestata, intanto a rimetterci poi sono sempre i cittadini. Certo, è scandaloso anche perché vedo delle volte vengono arrestate anche 18 volte, ho letto, e il giudice alla sera lo mette fuori di nuovo. Una roba inconcepibile secondo me. Vi sentite sempre meno sicuri voi? Certo. Anche in casa vostra? Sì, noi viviamo in un bunker ormai. Io credo che questo paese abbia sicuramente troppe leggi. Dopo non entro nel fatto se qualcuno le applica male. Al via progetto che unisce avviso pubblico e Regione Veneto per insegnare ai sindaci e alla polizia locale come contrastare le infiltrazioni mafiose. I comuni sono presidi di democrazia e legalità. Da questo principio parte la seconda edizione del progetto Conoscere le mafie e costruire legalità. Avviso pubblico e Regione Veneto tornano a collaborare per formare agenti di polizia locale e amministratori in modo tale che siano in grado di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio. È un corso che intreccia una parte, diciamo, di competenze tecniche, ma soprattutto che vuole dare spazio alle migliori esperienze che noi siamo riusciti come associazione nazionale, come rete di amministrazioni locali, di raccogliere. Il seminario oggi a Rovigo è il primo appuntamento di una lunga serie di incontri che terminerà poi nel novembre del 2018. Fondamentale focalizzare il ruolo delle politiche regionali e renderle consapevoli delle strutture legislative e pratiche. Quello che chiede la comunità è qualcosa di molto più ampio, tendenzialmente è riferito alla qualità degli spazi pubblici e per questo dobbiamo tenere in seria considerazione sia la dimensione percettiva, cioè ciò che le persone valutano del proprio intorno, sia naturalmente alcuni fenomeni come quelli delittuosi, sia altri come dicevo di disordine urbano che non rientrano nella sfera penale ma che alimentano deficit di insicurezza nella comunità. Agli incontri potranno partecipare agenti della polizia locale, sindaci e dipendenti pubblici perché è fondamentale tutelare il tessuto economico e politico locale. Abbiamo il concetto del degrado urbano, dell'illegalità, di quei fenomeni come il gioco d'azzardo, dei fenomeni che riguardano le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. E sono tutte situazioni che trovano sempre più ampia diffusione e sempre maggiori tentativi di infiltrazione. La cronaca, sentite cosa accadeva in obitorio. Prorogate le indagini sul giro di mazzette per ricomporre le salme per il funerale con tanto di false attestazioni. 12 operatori sociosanitari in servizio all'obitorio dell'ospedale di Padova e altrettanti titolari di imprese funebri devono rispondere di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, falso ideologico in atto pubblico e truffa ai danni dell'ospedale. Tutto era cominciato un anno fa quando i parenti di alcuni defunti si erano rifiutati di pagare e sottostare all'accordo tra dipendenti dell'azienda ospedaliera e responsabili delle pompe funebri. I loro cari non erano stati adeguatamente preparati per l'ultimo saluto, erano partiti così gli esposti, sino che gli indagati non sono stati filmati ed intercettati. Di prassi infatti i familiari dei defunti versano all'ospedale attraverso la ditta funebre 80 euro per la sistemazione del caro. In questo caso i soldi non venivano dati all'azienda sanitaria, ma direttamente agli operatori che proponevano cifre ridotte e dichiaravano falsamente che il corpo era già arrivato pronto e sistemato. Il denaro intascato per ogni salma veniva quindi spartito tra tutti. Cambiamo decisamente argomento, vi raccontiamo la storia di Rudy, il cane rimasto all'interno del canile di Piazzola sul Brenta, storia che è finita bene. Rudy ha trovato una famiglia. Anche grazie al nostro servizio, questo pitbull di 7 anni è stato adottato da una coppia di Montegrotto. La conferma arriva da Giovanni Tonellotto, responsabile del canile di Piazzola sul Brenta. Sono entusiasti. Sì, ma loro pensa che erano venuti già sabato. Poi hanno detto
hanno provato con il cane l'area di scambiamento, poi hanno detto ci pensiamo. Quindi non è che sia stato domenica mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda lo prendiamo e ieri sono venuti insomma a prenderlo. Rudy, che divideva il box con Shanti, quando la compagna è stata adottata da una famiglia di Valstagna, è caduto in depressione. Mogio, isolato, poca voglia di mangiare e giocare. Ora sta bene, i nuovi proprietari dicono che si è già ambientato e la prima notte è passata tranquilla. Tutto è bene quel che finisce bene. Ricordiamo però che a Piazzola ci sono più di 200 cani in attesa di trovare una famiglia. Cercano solo affetto. Ognuno di quegli animali avrebbe una storia, tra virgolette, strappalacrime. Quindi passate in canile, ci sono tanti cani, amici a quattro zampe che aspettano solo di avere tanto affetto da parte vostra. Siamo in chiusura, 55.000 euro dal governo a un sexy club, parte da questo scandalo senza precedenti, il focus di questa sera dalle 21.05 in studio col direttore Bacialli, ci saranno Riccardo Barbisana, Antonella Tocchetto, Riccardo Coletti, Gennaro Marotta, Vittorio Zanini, Paolo Manfrin, Damiano Gottardello e Arturo Lorenzoni, come sempre aspettiamo i vostri sms da casa. È tutto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata, ci sono le previsioni del tempo. Le previsioni per domani. Poco o parzialmente nuvoloso in montagna per nubi alte, salvo maggiore nuvolosità bassa sulle prealpi, specie nelle ore più fredde. In pianura, parzialmente nuvoloso per nubi basse, foschie e locali nebbie. Precipitazioni assenti. Temperature in generale aumento, salvo locale diminuzione nei valori massimi.